il vestito terminato e vaporizzato vi faccio vedere in particolare il punto che è veramente molto molto semplice uh, è un vestito che può essere realizzato in tutte le taglie perché perché noi dobbiamo prendere la misura delle proprie spalle quindi lavoreremo questa fascia di un 10 13 centimetri e poi scenderemo giù sempre con lo stesso punto, come poi vi spiegherò nel tutorial, a seconda della circonferenza del vostro seno, dovrete aggiungere 16 o 32 catenelle o anche non aggiungerle, dipende sempre poi dalla circonferenza del seno, perché, naturalmente, il multiplo è un è di 16, è uh, un vestito semplicissimo. Mi spiace che sul manichino non si possa valorizzare come dovrebbe il filato utilizzato è fantastico ed è questo che lo rende uh, particolare come potete vedere ho terminato con uh, il giro dei punti in rilievo che creano questa sorta di noccioline il vestito verrà lavorato tutta la lavorazione verrà fatta sul rovescio poi girandolo questo è l'effetto che avremo uh, è un abito che può essere usato a seconda dell'affilato: di giorno, di sera, uh, quando lo, lo si vuole, naturalmente aggiungendo cose diverse. Uh, che altro dirvi? Spero che vi piaccia. Fatemi sapere. E ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie. Per la realizzazione di questo abito, io ho utilizzato il canna da zucchero LUX della Mistrico. Il 97% è viscosa da canna da zucchero e il 3% è poliestere metallizzato. Ha un leggerissimo filo di LUREX all'interno che crea quel vedo o non vedo di luce. Poi 50 grammi sono 145 metri. Può essere lavorato con l'uncinetto ai ferri del 3 e mezzo e del 4. Io avvierò prima la catenella con il numero 3 e mezzo e poi proseguirò nella lavorazione con il numero 3. Ho deciso di utilizzare questi due colori. Questo per il corpetto e poi proseguire fino giù con quest'altro colore uh, voi naturalmente lo potete realizzare con con un unico colore a piacere questo vestito può essere realizzato in tutte le taglie allora io lavorerò perché vi, vi spiego scusatemi allora perché si può lavorare in tutte le taglie perché noi dobbiamo prendere la misura da spalla a spalla e lavorare in lunghezza dritta fino a sopra al seno quindi in corrispondenza del sottobraccio perché deve venire questa fascia qui poi dopo lavoreremo la parte dal sottobraccio quindi dal sottoseno fino e giù quindi io lavorerò su una circonferenza di spalle di 90 cm, il multiplo del lavoro che andrò a utilizzare è 16 e avvierò una catenella di 224 maglie. Voi mi raccomando, dovete prendere la misura delle spalle da spalla misura da spalla a spalla. Quindi dovete prendere da spalla a spalla la vostra circonferenza. Io ho avviato già la mia catenella con il numero tre e mezzo. Mi raccomando, che sia una catenella bella morbida. Io in questo caso vi faccio un campione perché già ho lavorato la parte di sopra che tra poco vi farò vedere. Quindi, cosa faccio? Allento un attimo il filo e per fare una cucitura pulita. Metto la catenella dritta e vado a prendermi la prima catenella di inizio. Inserisco l'uncinetto, riprendo l'ultima catenella in questo modo e chiudo. E viene una cucitura pulita. Adesso cosa faccio? lavoro una catenella che sarà la nostra prima maglia bassa, poi lavoro una, due, tre catenelle, salto 3 catenelle di base, una, due, tre, vado nella successiva e mi lavoro una maglia bassa. lavoro altri 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle di base 1 2 3 nella successiva mi vado a lavorare nuovamente una maglia bassa 1 2 3 catenelle salto 3 catenelle di base una, due, tre, nella successiva mi lavoro una maglia bassa. Poi lavoro una, due, tre, quattro catenelle. Salto tre maglie di base. Quindi una, due, tre, nella successiva lavoro la maglia bassa. e ripeto 1 2 3 catenelle salto 3 catenelle di base 1 2 3 nella successiva maglia bassa 1 2 3 saltiamo 3 catenelle di base 1 2 3 nella successiva maglia bassa 1 2 3 catenelle saltiamo 3 catenelle di base 1 2 3 maglia bassa poi lavoro 1 2 3 4 catenelle salto 3 maglie di base quindi 1 2 3 nella successiva lavoro la maglia bassa E procedo così per tutta la circonferenza dobbiamo trovarci 3 archi 1 2 3 archi scusate partiamo dall'inizio dobbiamo trovarci 1 2 3 archi di 3 catenelle un arco di 4 catenelle, saltando sempre solo 3 catenelle di base e procediamo così per tutta la circonferenza. 1-2-3 archi di 3 catenelle, un arco di 4 catenelle. Termino il giro lavorando le ultime 4 catenelle: quindi una, due, tre, quattro, chiudo. Nella catenella, che sarebbe stata la nostra prima maglia bassa ed ho terminato il giro. Adesso con maglie bassissime vado al centro dell'arco di 3 catenelle, lavoro una catenella sarà la nostra prima maglia bassa poi lavoro 1 2 3 catenelle arco successivo di 3 catenelle e mi lavoro la maglia bassa 1 2 3 catenelle vado nell'arco successivo di 3 catenelle e mi lavoro la maglia bassa Filo, sull'uncinetto, vado nell'arco di quattro catenelle e mi lavoro sei maglie alte, quindi una, due. Tre, quattro. Cinque. E sei. Vado nell'arco accanto di 3 catenelle e mi lavoro una maglia bassa, poi lavoro 1 2 3 catenelle, arco successivo di 3 catenelle, maglia bassa, 1 2 3 catenelle, arco successivo di 3 catenelle, maglia bassa filo sull'uncinetto e nell'arco di quattro catenelle mi vado a lavorare le 6 maglie alte quindi una due tre quattro cinque e sei Vado nel successivo arco di 3 catenelle e mi lavoro la maglia bassa e lavoro così per tutta la circonferenza. Termino il giro lavorando nell'ultimo arco di 4 catenelle le nostre 6 maglie alte 1 2 3 4 5 6 chiudo il giro con una maglia bassissima sopra la prima catenella della nostra maglia bassa iniziale Adesso procedo lavorando con a uh, maglie bassissime, raggiungo di nuovo il centro di 3 catenelle. Raggiunto il centro delle 3 catenelle, lavoro una catenella che sarà la nostra prima maglia bassa. Una, due, tre catenelle. Vado nel successivo arco di 3 catenelle, lavoro una maglia bassa, filo sull'uncinetto, lavoro una maglia alta sopra la prima maglia alta delle 6, poi filo sull'uncinetto, giro leggermente il lavoro. Vi faccio vedere meglio giro leggermente il lavoro e vado a lavorare prendendo la base della maglia. Alta e lavoro una maglia alta lavorata ma non chiusa, una seconda maglia. Alta. Prendo la base della maglia. Alta 2. 4 e 5 lavorate le 5 maglie alte ma non chiuse poi chiudo tutto insieme lavoro 1 2 3 catenelle filo sull'uncinetto vado sopra la seconda maglia alta e lavoro allo stesso modo lavoro la maglia alta normale filo sull'uncinetto prendo la base della maglia alta e mi lavoro le cinque maglie alte lavorate e non chiuse poi chiuse tutte insieme quindi una due 3 4 e 5. Poi chiudo le maglie tutte insieme. Lavoro le 3 catenelle: una, due, tre e lavoro la successiva maglia alta allo stesso modo. Prendo la base della maglia alta e mi lavoro le cinque maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, quindi una, due. Tre, quattro e cinque. chiudo le maglie tutte insieme e lavoro le 3 catenelle 1 2 e 3 e procedo sino a lavorare la sesta maglia alta Lavorata lavorate le 5 maglie alte alla base della sesta maglia alta chiudo le maglie insieme e anziché lavorare le 3 catenelle lavoro una sola catenella poi vado nel successivo arco di 3 catenelle lavoro la maglia bassa una, due, tre catenelle, nell'arco successivo lavoro una maglia bassa. Filo sull'uncinetto, vado sulla successiva maglia alta e riprendo la lavorazione. Una maglia alta normale, filo sull'uncinetto, prendo la base della maglia alta e mi vado a lavorare le cinque maglie alte, lavorate e poi chiuse insieme una due tre quattro cinque chiudo le maglie tutte insieme 3 catenelle 1 2 3 e continuo la lavorazione così per tutto il giro Termino il giro con una maglia bassissima sopra la prima catenella della nostra prima maglia alta del giro ed ho chiuso il nostro giro. Adesso con maglie bassissime vado nell'arco di 3 catenelle, quindi cammino sopra le catenelle con delle maglie bassissime sino a raggiungere centro adesso lavoro 4 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta quindi una 2 3 e 4 sono la nostra prima maglia alta doppia doppio filo sull'uncinetto vado qui nella alla base della chiusura delle cinque maglie alte trasversali e lavoro la seconda maglia alta doppia. Poi lavoro 1 2 3 catenelle, vado nel successivo arco e lavoro una maglia bassa. 1 2 3 catenelle Vado nel successivo arco, lavoro la maglia bassa 1, 2, 3 catenelle. Vado nel successivo arco e lavoro una maglia bassa. Quindi ho già lavorato 3 archi di 3 catenelle 1, 2, 3 catenelle, doppio filo sull'uncinetto. Vado alla base del penultimo gruppo di 5 maglie alte chiuse insieme trasversali qui e mi lavoro una maglia alta doppia doppio filo sull'uncinetto vado al centro del successivo arco di 3 catenelle lavoro la maglia alta doppia doppio filo sull'uncinetto vado qui nella nella parte di chiusura delle cinque maglie alte doppie del gruppo successivo e mi lavoro una maglia alta doppia. Poi 1 2 3 catenelle e ripeto. Maglia bassa nella nell'arco successivo 1 2 3 catenelle, maglia bassa nell'arco seguente. 1 2 3 catenelle nell'arco successivo mi lavoro la maglia bassa ed ho lavorato i tre archi di 3 catenelle 1 2 3 poi lavoro 1 2 tre catenelle doppio filo sull'uncinetto vado nel penultimo gruppo di 5 maglie alte chiuse insieme lavoro una maglia alta doppia doppio filo sull'uncinetto vado nell'arco di 3 catenelle lavoro la doppia maglia doppio filo sull'uncinetto vado qui dove abbiamo il primo gruppo di 5 maglie alte chiuse insieme e lavoro una successiva maglia alta doppia e procedo così per tutto il giro termino il giro chiudendo l'ultima maglia alta doppia con la prima maglia alta doppia lavorata quindi vado nella prima catenella e chiudo adesso con delle maglie bassissime raggiungo il centro del primo arco di 3 catenelle lavoro una catenella che sarà la nostra prima maglia bassa poi 1 2 3 catenelle arco successivo una maglia bassa 1 2 3 catenelle arco successivo maglia bassa 1 2 3 catenelle vado nel successivo arco e mi lavoro una maglia bassa poi lavoro una due 3-4 catenelle salto le tre maglie alte doppie vado nel successivo arco e mi lavoro una maglia bassa una due tre catenelle lavoro una maglia bassa nel successivo arco 1 2 3 catenelle una maglia bassa nel successivo arco 1 2 3 maglia bassa nell'arco precedente la maglia alta doppia 1 2 3 4 catenelle salto le tre maglie alte doppie. vado nell'arco successivo e mi lavoro la maglia bassa e procedo così per tutto il giro creando tre archi di 3 catenelle ed un arco di 4 catenelle Termino il giro lavorando anziché le 4 catenelle e poi andando a chiudere nella prima catenella che formava la nostra maglia bassa. Lavoro una catenella, triplo filo sull'uncinetto, vado ad inserire l'uncinetto nella nostra prima maglia bassa, estraggo una volta, due volte poi chiudo tutto insieme e mi trovo al centro dell'arco. Poi lavoro 1 2 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e ne lavoriamo successivamente altri 5, quindi 2 3 4 5 e 6. Poi lavoro una maglia bassa nel successivo arco di tre catenelle. 1 2 tre catenelle maglia bassa nel successivo arco 1 2 tre catenelle maglia bassa nel successivo arco filo sull'uncinetto e nell'arco di 4 catenelle mi vado a lavorare le 6 maglie alte quindi 1 2 3 4 5 6 maglia bassa nell'arco successivo e ripeto così per tutto il giro. Chiudo il giro chiudendo con una maglia bassissima sopra la prima catenella della nostra prima maglia alta. Poi lavoro una, due, tre catenelle che sono la nostra prima maglia alta, filo sull'uncinetto, vado alla base della maglia alta e mi lavoro le cinque maglie alte lavorate e poi chiuse insieme quindi una due 3 4 5 chiudo tutte le maglie alte lavorate insieme e lavoro 3 catenelle 1 2 3 filo sull'uncinetto vado nella maglia alta successiva la lavoro normale 1 e 2 poi filo sull'uncinetto, vado alla base prendendo trasversalmente la maglia alta e mi lavoro le cinque maglie alte lavorate e poi chiuse insieme. Quindi una, due, tre, quattro. 5 chiudo le maglie insieme, lavoro le 3 catenelle: 1, 2 e 3 e procedo così per tutte le altre maglie alte. Chiudo il giro chiudendo l'ultimo gruppo di maglie alte trasversali, lavoro solo una catenella. Vado nel successivo arco, mi lavoro una maglia bassa. 1 2 3 catenelle, vado nel successivo arco, mi lavoro la maglia bassa. Filo sull'uncinetto e vado a lavorarmi la prima maglia alta sul gruppo seguente. Poi prendendo la base della maglia alta mi lavoro le 5 maglie alte trasversali lavorate e poi chiuse insieme. Quindi una, due, tre, quattro e cinque. Chiudo le maglie insieme lavoro le 3 catenelle 1 2 3 e poi continuo così per tutto il giro chiudo il giro con una maglia bassissima sopra la prima catenella della nostra prima maglia alta poi a maglia bassissima raggiungo il l'arco di 3 catenelle dove abbiamo la chiusura delle 5 maglie alte trasversali lavoro 1 2 3 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia 1 2 3 catenelle di separazione vado nell'arco successivo lavoro una maglia bassa 1 2 tre catenelle maglia bassa 1 2 tre catenelle maglia bassa una, due, tre catenelle, doppio filo sull'uncinetto e vado a lavorare una maglia alta doppia nel penultimo gruppo di 5 maglie alte chiuse insieme. Doppio filo dell'uncinetto, vado nell'arco delle 3 catenelle, mi lavoro una successiva maglia alta doppia, doppio filo sull'uncinetto, vado qui nella prima chiusura delle 5 maglie alte e lavoro un'altra maglia alta doppia 1 2 3 catenelle e continuo nell'arco successivo maglia bassa 1 2 3 catenelle nell'arco successivo maglia bassa 1 2 3 catenelle arco successivo maglia bassa ed ho formato i tre archi 1, 2, 3 catenelle, doppio filo sull'uncinetto, vado sulla penultima chiusura delle 5 maglie alte, lavoro la prima maglia alta doppia, doppio filo sull'uncinetto, vado nell'arco successivo e mi lavoro una seconda maglia alta doppia, doppio filo sull'uncinetto, vado nel primo gruppo di 5 maglie alte chiuse insieme mi lavoro una terza maglia alta doppia. 1 2 3 catenelle arco successivo maglia bassa e procedo così per tutta la lunghezza del giro chiudo il giro lavorando una maglia bassissima nella prima maglia alta doppia quindi contando le 4 catenelle 1 2 3 e 4 vado a chiudere qui con una maglia bassissima ho terminato il giro poi con altre maglie bassissime raggiungo il centro del primo arco di 3 catenelle lavoro una catenella che sarà la nostra prima maglia bassa 1 2 tre catenelle arco successivo maglia bassa 1 2 3 catenelle ma arco successivo maglia bassa 1 2 3 catenelle arco successivo maglia bassa poi lavoro 1 2 3 4 catenelle salto le tre maglie alte doppie vado nell'arco successivo e mi lavoro la maglia bassa 1 2 3 catenelle maglia bassa 1 2 3 catenelle maglia bassa 1 2 3 catenelle maglia bassa poi lavoro 1 2 3 4 catenelle salto i gruppi le tre maglie alte doppie vado nell'arco successivo e mi lavoro una maglia bassa e procedo così per tutto il giro quindi il disegno è su 8 giri e dobbiamo lavorare questa sequenza. Io ho già lavorato la mia parte, la mia striscia che prende le spalle, vi dico quanti centimetri ho lavorato. Io l'ho fatta alta. la mia striscia io l'ho fatta alta 13 centimetri quindi la mia fascia questa fascia qui io l'ho fatta alta 13 centimetri un'altra cosa che vi eh, voglio dire è che noi lavoreremo il vestito tutto in questo cioè diciamo tutto sulla dritta ma in effetti la nostra dritta di lavorazione è il rovescio perché mentre noi lavoriamo così alla fine di tutto il vestito lo dovremo girare perché la dritta il vestito questo è il disegno che verrà sul dritto quindi vi faccio vedere la differenza noi stavamo lavorando in questo modo ma girando il lavoro come poi dovremo fare una volta terminato tutto il vestito risulterà questo quindi mentre noi lavoriamo scusate se mi ripeto mentre noi lavoriamo così il disegno terminato tutto il vestito lo dovremo svoltare perché il rovescio sarà il nostro dritto adesso passiamo a vedere una volta lavorata la fascia come suddividere allora prima di tutto dovete contarvi quanti motivi avete quanti archi avete dividerli perché dovremo lasciare due motivi per le spalle io in questo caso ne ho 12 li contiamo 2 4 6 8 10 12 14 allora io mi trovo 14 motivi allora ho oh, oh 14 motivi 2 più 2 per ogni spalla quindi 4 motivi li lascio per il davanti e 4 motivi li lascio per il dietro. Quello che mi raccomando sempre è che, se avete un motivo in più, di metterlo sempre sul davanti. Adesso dobbiamo uh, aggiungere per il sottobraccio il sottobraccio dobbiamo aggiungere delle catenelle a seconda della vostra misura dovrete aggiungere 16 o, 20, o 32 catenelle a seconda dello spazio che avete qui sotto al vostro sottobraccio bisogna aggiungere 16 o 32 catenelle io aggiungerò 32 catenelle perché la circonferenza seno perché la mia circonferenza seno è abbondante quindi aggiungerò le 32 catenelle adesso andiamo a vedere quindi rimetto il lavoro sulla dritta riprendo il filo si è scucito un attimo allora Scusatemi, ma si era sfilato un attimo il punto. Allora, qui ho l'inizio. Mi lavoro le mie 32 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 e 32. Quindi ho avviato a nuovo 32 catenelle per il mio sottobraccio. Allora, io ho avviato le mie 32 catenelle, abbiamo detto che devo lasciare due motivi per le spalle, quindi lascio un motivo, due motivi e vado ad attaccare la catenella qui dove abbiamo la maglia alta. Attacco a nuovo la catenella. Ed ho creato la fascia che poi verrà lavorata uh, sotto al sottobraccio, la continuazione del vestito. Io ho bisogno di questi centimetri uh, in più, uh, mi raccomando: 32 o 16 catenelle. Adesso procediamo normalmente con la nostra lavorazione. Quindi vado al centro abbiamo la chiusura delle 5 maglie alte e mi vado a lavorare una 2 3 4 catenelle che sono la nostra maglia alta doppia 1 2 3 catenelle vado nell'arco successivo e mi lavoro la maglia bassa aspettate che devo attaccare il filo è terminato perciò quello che mi raccomando è che i fili li nascondete dopo quando abbiamo messo il lavoro al dritto poi lavoro una, due tre catenelle. Vado nell'arco successivo e lavoro la maglia bassa una, due tre catenelle. Arco successivo lavoro la maglia bassa. Una, due, tre catenelle, doppio filo sull'uncinetto e mi vado a lavorare la maglia alta doppia qui nel penultimo gruppo di maglie alte chiuse insieme. Poi lavoro doppio filo sull'uncinetto, vado nell'arco successivo e mi lavoro Successiva maglia alta doppia. Doppio filo sull'uncinetto, vado qui e mi lavoro l'altra maglia alta doppia ed ho lavorato le tre maglie alte doppie. Poi lavoro 1, 2, 3 catenelle e proseguo arco successivo. maglia bassa. Questo devo lavorare sino a motivi che mi servono per il mio davanti o il mio dietro quindi 1 2 3 4 motivi mi fermerò qui dove poi vedremo che aggiungeremo la successiva catenella lavorate sino a raggiungere i motivi che vi servono per il vostro davanti o il vostro dietro vi ripeto sempre di contare i motivi e se ne avete uno in più di metterlo sul davanti ho quasi terminato i miei quattro motivi lavoro la maglia alta doppia nell'arco lavoro la successiva maglia alta doppia mi lavoro le catenelle che mi servono quindi in questo caso 32 4 5 6 7 8

Salto i due motivi che mi servono per le spalle e vado a chiudere qui nel gruppo successivo. Quindi salto i due motivi e vado a chiudere qui lavorando la maglia alta doppia. lavoro la successiva maglia alta doppia nel, nella nel gruppo accanto e proseguo con la lavorazione. Quindi, una, due, tre catenelle, vado nell'arco successivo, mi lavoro la maglia bassa e procedo così, come abbiamo lavorato sino ad ora con il nostro disegno sino a raggiungere la fine del giro dove poi avremo la nostra catenella e vediamo come si lavora. Chiudo il giro con una maglia bassissima sopra la prima catenella che abbiamo lavorato. Poi sempre a maglia bassissima lavoro nelle due catenelle successive, una e due. Poi lavoro una catenella che risulta la nostra prima maglia uh, bassa, poi lavoro una, due, tre catenelle, salto 3 catenelle di base. 1 2 3 nella successiva vado a lavorarmi una maglia bassa poi lavoro 1 2 3 salto 3 catenelle di base 1 2 3 nella successiva mi vado a lavorare la maglia bassa 1 2 3 Salto 3 catenelle di base nella successiva, mi lavoro la maglia bassa 1 2 3 4 catenelle, salto 3 catenelle di base 1 2 3 nella successiva mi lavoro la maglia bassa e ripeto 1 2 3 catenelle, salto catenelle di base e mi lavoro una maglia bassa 1 2 3 salto 3 catenelle di base e mi lavoro la maglia bassa poi 1 2 3 catenelle salto 3 catenelle di base mi lavoro la successiva maglia bassa e poi lavoro 1 2 3 4 catenelle e vado a chiudere qui sopra la sopra la l'unione di della catenella mi scappa il filo quindi abbiamo lavorato sopra la catenella abbiamo lavorato tre archi uno 2 3 archi di 3 catenelle, un arco di 4 3 archi di 3 catenelle, un arco di 4 e abbiamo chiuso. Quindi adesso procediamo come da disegno. Quindi andiamo al centro dell'arco 1 2. 3 lavoro la catenella 1 2 3 catenelle nell'arco successivo mi lavoro una maglia bassa 1 2 3 nell'arco successivo lavoro la maglia bassa 1 2 3 nell'arco accanto lavoro la maglia bassa 1 2 3 4 catenelle salto le tre maglie alte doppie vado nell'arco accanto e mi lavoro la maglia bassa e procedo così per tutto il nostro giro io ho quasi raggiunto la seconda catenella che ci serve per il sottobraccio quindi lavoro come uh, da, da disegno la maglia bassa lavoro 1 2 3 quattro catenelle salto le tre maglie alte doppie salto 2 catenelle vado a lavorarmi una maglia bassa nella terza catenella poi lavoro 1 2 3 catenelle salto 3 catenelle di base 1 2 3 nella successiva mi lavoro la maglia bassa poi lavoro 1 2 3 catenelle salto 3 catenelle di base 1 2 3 nella successiva lavoro la maglia bassa 1 2 3 catenelle salto le 3 catenelle di base nella successiva mi lavoro la maglia bassa ed ho lavorato come da disegno i primi tre archi di 3 catenelle adesso lavoro 1 2 3 4 catenelle salto 3 maglie di base 1 2 3 nella successiva lavoro la maglia bassa 1 2 3 catenelle salto 3 catenelle di base 1 2 3 nella successiva mi vado a lavorare la maglia bassa poi lavoro 1 2 3 catenelle nel salto 3 di base nella successiva Lavoro la maglia bassa 1-2-3 catenelle. Vado nella nelle 3 catenelle, nella successiva mi lavoro la maglia bassa. Poi lavoro 1-2-3-4 catenelle e proseguo con il disegno saltando le tre maglie alte doppie. Vado qui e chiudo e il continuo 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco successivo, 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa, vado nell'arco successivo e procedo così per tutto il giro. 3 archi di 3 catenelle, un arco di 4 catenelle che supera le tre maglie alte doppie. E così adesso procedo nella lavorazione del vestito sino a raggiungere la lunghezza che desideriamo. Quindi adesso proced procediamo, scusatemi, procediamo con il disegno sino a raggiungere la lunghezza che noi vogliamo, fino a giù. Chiudo questo giro con una maglia bassissima sopra la prima maglia delle maglie trasversali chiuse insieme in questo modo passo di nuovo l'uncinetto giusto per rafforzare la mia chiusura e taglio perché io ho raggiunto la lunghezza ecco qui io ho raggiunto la lunghezza che volevo ed ho terminato il giro con il giro delle maglie alte con le cinque maglie alte trasversali in modo che mi viene già con un orlo smerlato. Come vi dicevo all'inizio, noi abbiamo lavorato sul rovescio, giriamo il lavoro ed ecco come si presenta. Ecco come si presenta il nostro lavoro. Adesso nascondiamo tutti i fili, una vaporizzata e vediamo il risultato finale.